Welcome to Sotto, Il Monte, Italy, kung saan po ang Power to Unite with Elvira ay bumabalik para ma-interview natin ang 98 years old Cardinal, walang iba kundi His Eminence, Cardinal Capo naging sekretarya po na magiging santo, walang iba kundi si Pope John the 23rd. Sino po siya? Bakit naging santo siya? Siya po ang tabayan niyo sa pagbabalik ng Power to Unite with Elvira. So, your eminence, uh, he was called Il Buono Papa. Si chiama Il Buono Papa, no? Mm -hmm. See, now, when you work with him, uh, you know already about the Second Vatican Council. Did he share with you, why did he call the Second Vatican Council? Si, sì, si. Sì. Me ne ha parlato appena fatto Papa. Ha detto, sul mio tavolo, Cardinali, vescovi, riversano problemi, situazioni, esigenze delle loro diocesi. Io ascolto, partecipo, ma mi domando, ma che cosa possiamo fare dinanzi a questa valanga di richieste? Siamo un'epoca assolutamente nuova, dobbiamo dialogare con questo mondo così come le hanno fatto tanti peccati, ma anche tanti santi. Dobbiamo dialogare, ci vorrebbe un concilio, ma io non dici niente, non dici sì. È sì, silenzioso. Sì, Passarono 20 giorni, aveva ricevuto i cardinali, le prime udienze, e aveva messo in un foglio: aveva scritto, dopo aver ricevuto il cardinale arcivescovo di Palermo, Ernesto Rufini, aveva scritto: concilio, punto di domanda. Cioè, vuol dire che aveva parlato di questo. Venti giorni dopo mi dice: Mi sono convinto che bisogna che senta anche i miei consiglieri, il suo consigliere primo, la sua coscienza, Dio, Gesù Benedetto nel tabernacolo, il suo confessore, che era un santo prete, grazie a Dio, e altre persone. Ma forse bisogna pensare a questo. Io zitto. Passa ancora un po' di tempo. Lui nomina i nuovi cardinali e sa che il primo cardinale nominato è Giovanni Battista Montini, 18 di dicembre, va bene. E quella sera si diceva il rosario in cappella, prima della cena, e poi si andava, io non ho mangiato con lui, eh. assistevo, mm. lui è seduto, leggevo qualche cosa e non ho mai voluto mangiare. Mangiamo in un angolo del tavolo della cucina con le mie suorine in cinque minuti per essere sempre come il piccolo Samuele pronto alla voce del Signore. Quella sera usciamo di cappella, invece che andare nella saletta da pranzo, mi porta nel salone che dà sulla piazza San Pietro, come il balcone dove il Papa reciterà anche oggi l'Angelus, va bene. E e guarda la piazza bella l'obelisco le fontane che cantano la, la facciata della basilica così imponente e mi dice il tuo superiore ti ha fatto una due volte una confidenza tu non hai detto niente e ho detto santo padre voi mi avete detto che io non devo né commentare né dire applaudire, devo rispondere solo se mi interrogate. Adesso mi avete interrogato e vi rispondo, sì lo so, Dice, tu hai pensato che sono vecchio, che un'impresa è enorme, che tu ragioni come un commendatore, un direttore di banca o un costruttore di un palazzo, il progetto, le difficoltà, i permessi, il tempo che occorre. Non è così. Non è così che si deve comportare un figlio di Dio. Ti dà un'illuminazione e devi esprimere. Ti dà una luce e la devi mostrare ai tuoi fratelli. E mi dice: tu sei preoccupato che potrei fare brutta figura, potrei annunciarlo e poi muoio, ma non importa. Non sono mica io che faccio, è lo Spirito Santo che fa. La Chiesa cammina anche senza di noi. Solo avere concepito una cosa grande e bella è già un grande merito per un uomo, è già un grande merito. Poi continueranno altri, non sono io che lo devo fare il consiglio, siamo tutti insieme, dobbiamo essere docili alla chiamata del Signore. E conclude con una parola, cari amici filippini, che ancora mi tocca e mi obbliga, mi dice, caro Don Loris. Finché non metterai il tuo io sotto i piedi, non sarai mai libero di ascoltare la voce di Dio e di percorrere le sue strade. Mettere il proprio io sotto i piedi, non importa fare bella o brutta figura, perché Gesù è morto in croce, nudo, abbandonato, è nato in una capanna, in una grotta. Nella povertà assoluta è vissuto nel silenzio nella sua Nazareth. Noi non dobbiamo aspettarci gli applausi, non siamo qui per essere applauditi e approvati, siamo qui per servire e immolarci. E penso che Pope John XXIII sia un man di visione, un man di coraggio, un man di pace. So the, the l'ho you know, servito, l'ho amato, ho sofferto con lui, ho cercato di far conoscere il suo pensiero, i suoi scritti, mi sento ancora in ginocchio davanti a lui come la prima sera che ha fatto Papa. Gli dissi, 28 ottobre del 58,: Gli dissi, ieri sera gli ho detto buonanotte, eminenza. Questa sera sono pienamente commosso a dirle buonanotte, Santo Padre. Il ministro, la sua mano sulla testa, sì. come faceva tutte le sere, si chiudeva la giornata. Man mano sulla testa e la santa benedizione. Ma la sera della sua elezione mi disse, va bene, va bene, quello che Dio ha voluto, però oggi mi hanno imposto una grande umiliazione. Io ho detto, ma come? È diventato papa. Vedi, dice, quando vestito di bianco mi hanno portato sulla predella dell'altare della cappella Sistina, mi hanno fatto sedere nella poltrona e poi in processione, uno dopo l'altro, dal più anziano. Tutti i cardinali con l'abito cardinalizio, la, la, non era la porpora perché era ancora lutto per la morte del Papa, ma con strascico, lo stesso violaceo, sono venuti se, uno dopo l'altro a cominciare dal più vecchio e se, che aveva 90 anni, lo fanno inginocchiare ai miei piedi il cerimoniere li strappa, li tira via, lo, sgarbattamente anche dice, in fretta, insomma, lo zucchetto e fa anche mi baci i piedi. Io dice, sono rimasto imbarazzato. Ho baciato i piedi, poi la mano e dopo l'abbraccio così. E vedere tutti questi 50 cardinali cioè, mi faceva rossire e mi dice, ho detto al, al cerimoniere Monsignor Dante, Domani no, eh? perché il giorno dopo c'era, di fare la prima obbedienza, la seconda obbedienza, la terza obbedienza. Domani no. Quest'uomo che non ha mai contrariato nessuno, che con forza mi dice, la sera io delicatamente gli ho detto, Santo Padre, lei sa come sono le cose, i cerimoniali, lasci fare per i primi giorni, dopo cambierà. No, questo non lo voglio da domani, da domani il bacio ai piedi lo ha assolutamente abolito, un atto di grande umiltà, di grande umiltà. Aveva un rispetto grande, non solo per i signori cardinali, per i vescovi, soprattutto per i vescovi delle regioni più lontane, dei missionari, era di una tenerezza eccezionale. Ricordo una volta un vescovo che era bresciano, Mosè Bianchi, del Pime, del Pime, sì, sì. Pime. Eh, venne in udienza. Lo vide che era vestito non bene, insomma. Mi ha detto: chiama il sarto e provvedi subito per lui, domandali se ha bisogno di qualche cosa. Era tutto preoccupato di questo. Il rispetto sommo al vescovo di ogni diocesi, perché se Dio l'ha chiamato, o se la Chiesa ha voluto onorarlo o chiamarlo a questo compito, a lui Dio se le implora, dà la grazia di Stato, non a te che non sei vescovo. L'unione con il vescovo eh, ci teneva tanto, fino al punto qualche volta da non rendersi conto di certe cose. Mi diceva, quando qualche vescovo si lamentava di qualche suo prete o religioso, diceva a me: Oh, come mi dispiace a Bergamo, no, eh, a Bergamo, rispetto per il vescovo, perché lui. Aveva talmente amato i suoi vescovi e noi dobbiamo riflettere adesso insieme con Papa Francesco. Amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi e ho tanto apprezzato Papa Francesco quando qualche giorno fa ha detto, anch'io sono peccatore perché io non amo Gesù quanto lui mi ama. Che bello tutto questo, dell'umiltà, della preghiera. Nel lavoro, nel silenzio, scopriamo che cos'è il sacerdote di Cristo, il sacerdote eterno, che cos'è per noi tenere in mano il calice della salvezza, amministrare i sacramenti. Dio è un fratello, io ti assolvo dai tuoi peccati. Ma non c'è cardinalato che tenga il fatto che tu possa in nome di Dio Assolvere i peccati è una grande onorificenza. Tu piccolo uomo e peccatore, per giunta anche tu, puoi perdonare i tuoi fratelli e riconciliarli con Dio. Questo dobbiamo guardare.